E nuovamente siamo arrivati. Una giornata uggiosa come oggi, noi non ci arrendiamo perché voi l'avete richiesto. Siamo da Nico, ristorante Vecchie Mura, che come al solito preparerà oggi un'ottima pizza. Che pizza proponi? Pizza prosciutto. Pizza prosciutto con... Semplice. Pizza semplice con una base di una pomodoro. Una base pomodoro, mozzarella, anche il prosciutto, che qualsiasi persona riesce e è in grado di fare. Riusciamo a farla anche nei vostri forni, giusto? Semplice. Di un bel forno di casa. Noi adesso ve lo faremo vedere nel, posto, nel forno industriale della pizzeria. Però lui può anche spiegare come riusciamo a farla. Un po' di farina, un po' di acqua, un po' di lievito e la pasta è già fatta. E la cottura nel nostro forno? Circa in casa varia dai 10 minuti, un tegamino, 10 minuti circa. Vogliamo imparare? Vogliamo vedere? Appropinguiamoci, andiamo! Ecco, adesso siamo sempre col nostro carissimo Nico, del ristorante Pizzeria Vecchie Mura, che sta proponendo l'impasto. Allora, questo qua è un impasto di farina? Farina, acqua. E sale, okay. E lievito. La farina che farina usi? È una farina media, farina bianca doppio zero. Ok. Mettiamo, facciamo le dosi per circa 6 persone. 6 quindi persone, allora mettiamo, quanta farina hai messo? Abbiamo circa un chilo di farina, sì. 25 grammi di sale, 12 grammi di lievito. Ok, un lievito di birra lievito normale? Lievito di birra comune. Ok. Allora. E mezzo litro circa d'acqua. Ok, l'acqua com'è? Calda, fredda? Temperatura ambiente. Ok, allora iniziamo a sciogliere il nostro lievito nell'acqua e farina. Ricordiamo che è un impasto per 6 persone. Vedete la maestria del pizzaiolo che pian pianino raccoglie la farina dell'acqua, tanto per non fare dei grumi. Sì. Come vedete, piano piano, dopo alcuni minuti di impasto, la nostra pallina di farina, lievito, acqua e sale sta prendendo forma. Ecco qua, facciamo l'aggiunta di sale, ricordiamo quanto sale messo? Circa 22 grammi su chilo. La pasta è pronta. Usiamo adesso dell'olio come pellicola, così evitiamo di mettere uno straccio bagnato e facciamo la puntata di circa mezz'oretta. Mezz'oretta va tenuto in frigo, a no, temperatura no, no. No, ambiente? Temperatura ambiente, così come adesso sul marmo, senza coprirlo. Potete vedere la compattezza, la consistenza del panetto, non è troppo secco. Però non è neanche morbidissimo. Allora, per una mezz'oretta ti facciamo riposare. A dopo, ciao! Ed eccoci qua. Questo qua è il risultato di una mezz'ora di riposo. Faccio dei panetti in modo che riesco qui a lavorarla energicamente, perché è un impasto molto sottile. Vado a chiudere l'aria. Più o meno che panetto è, di quanto potrebbe posare? Allora, l'abbiamo fatto riposare circa mezz'oretta. Sì. Dopodiché abbiamo fatto i panini. Sì. I panini una volta riposati ha riposato circa 4 ore. Questo qua è un panetto di circa 400 grammi. Sì. Adesso di che lo stendiamo. Cosa hai messo sopra? Ho messo della semola.
perché serve la sera, in modo che la riesca a stenderla subito, non mi sporca in giro. Sì. È isolante, non è farina, nel senso che la farina si appiccica, quindi noi usiamo questo prodotto qua che viene classico spolverino da lavoro. È un classico consiglio per lavorare meglio il nostro impasto. Sì. Ok. Adesso vediamo Nico, che per chi avesse fretta, quest'oggi ci consiglia una pizza che è molto veloce. Vediamo il preparato che ha riposato. È stata tagliata una porzione di circa di quanto? Di peso? 215 grammi. 215 grammi. Ecco Nico, adesso stende il preparato sulla sfoglia di pasta, fa un'aggiunta di mozzarella, giusto? Sì, mozzarella, fior di latte, che comunemente si può trovare anche in giro. Sì, diciamo, noi usiamo un prodotto professionale, ma in giro c'è dell'ottima mozzarella, quindi problemi non abbiamo. Facciamo un'aggiunta di prosciutto cotto. Si impiatta. Abbiamo appena visto Nico che ha infornato la gustosa pizza. Adesso questo qua è un classico forno a gas. Per quanto deve stare? A che temperatura? Allora, noi lo programmiamo a 300, a 300, quindi abbiamo una temperatura circa del forno di 600 gradi. 600 gradi. Sopra e sotto. E se uno volesse farle a casa la sua pizza? A casa va bene una temperatura di 250, l'importante è infornare col tempo il forno dal caldo. Per circa? 10 minuti circa, in base alle tipologie del forno. Adesso il composto lo sta girando, la pizza è quasi pronta. Qualche minuto è pronta. Spieghiamo ai nostri telespettatori perché viene girata la pizza nel forno, così ha per avere una cottura uniforme. Dobbiamo evitare che cuocia solo da un lato. Ok. Ecco, adesso vediamo Nico che tira fuori la pizza al prosciutto. Che buon odore, che spettacolo. E si approfingua a impiattarla. Questa è la nostra pizza al prosciutto, buon appetito.